Ok, continuiamo e proseguiamo con il tempo discreto, scoprendo, non sorprendentemente direi, che dal punto di vista concettuale le cose sono assolutamente identiche, dal punto di vista pratico abbiamo, come già sappiamo, che abbiamo individuato, abbiamo osservato che le regioni di interesse nel piano complesso di appartenenza degli autovalori sono diverse. Va bene, però concettualmente troviamo la stessa cosa. E quindi alcune delle pagine delle lucidi sono esattamente le stesse, come questa, perché non cambia assolutamente nulla dal punto di vista concettuale. Anche l'applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti è la stessa. Per cui, se io studio l'evoluzione, diciamo, del primo sistema, che è l'evoluzione del nominale, e poi quella del secondo, che è l'evoluzione del sistema perturbato, allora so che la combinazione lineare, che dà proprio la perturbazione, è uguale all'evoluzione, diciamo, del sistema che ottengo andando a considerare con la stessa, diciamo, i stessi pesi della combinazione lineare, che cosa? Beh, l'evoluzione con K uguale a 0, perché qua sottraggo le due sequenze d'ingresso, e con condizioni iniziali delta x. Per cui, in maniera assolutamente identica, mi svincolo dall'ingresso, mi svincolo dalle condizioni iniziali e scopro che la mia proprietà di stabilità per un sistema lineare è una proprietà di sistema, cioè globale. Professore, ma la perturbazione di tipo... La perturbazione sulle condizioni iniziali è questa qua. Deve Non può essere fare. limitata Non ho capito. la perturbazione. Sì. Comunque deve essere limitata. Limitata sì, perché illimitata, questa è una costante, no? Illimitata vuol dire che dà una perturbazione infinita, no? Non deve essere limitata, un modulo limitato. Anche nel tempo. No, no, questo è rispetto alle condizioni iniziali. Quindi questo è un vettore costante, non c'è una dipendenza dal tempo. Cambia un po' le condizioni iniziali. Col paragone rispetto all'esempio, diciamo, meccanico di prima, è come se lei la pallina la prende e la sposta leggermente di lato, oppure se il suo stato non è solo la posizione, ma è posizione e velocità, perché non si sa in secondo ordine. Lei può anche mettere la posizione precisa, però basta che dà una velocità, diciamo, epsilon diversa da zero, però nel caso lineare abbiamo scoperto che la proprietà è indipendente anche dall'ampiezza della perturbazione. Invece nel caso non lineare dobbiamo sempre stare attenti a dire che deve essere piccolo, però piccolo tra virgolette e così via. Nel caso lineare, se è asintoticamente stabile, lei può anche fare una perturbazione di 8 km, deve tornare lì. Se invece, diciamo, è instabile, instabile sempre anche per epsilon, questo in entrambi i casi. Ora, anche in questo caso, questa pagina è la stessa, cioè la stabilità è legata all'evoluzione libera in maniera assolutamente identica al caso tempo continuo, per cui diciamo, è inutile che ripetiamo le stesse identiche parole. L'unica differenza a questo punto la troviamo qui, e cioè quando noi andiamo a parlare di autovalori, poiché abbiamo scoperto che il modo di evoluzione del tempo discreto è lambda elevato alla k, eventualmente moltiplicato per un polinomio nel tempo, cioè per un polinomio in K, allora le conseguenze sono le stesse, solamente che per quanto riguarda la stabilità dobbiamo chiedere che tutti quanti gli autovalori abbiano modulo strettamente minore di 1 e che quando hanno modulo unitario siano autovalori regolari. Regolare, quindi ripetiamo, significa che la molteplicità algebrica è uguale a quella geometrica. Per il resto, diciamo, non ci sono differenze degne di nota. Però a questo punto ho un altro problema, cioè io adesso se non voglio risolvere il polinomio caratteristico, tutti i teoremi precedenti
mi davano come diciamo, uscita, come risultato, un'informazione sul segno della funzione. Per cui adesso, delle radici, chiedo scusa, per cui adesso io diciamo, devo cercare il modulo, come faccio? Beh, quei teoremi non li posso usare, però diciamo, esistono altri teoremi che ci danno condizioni necessarie e sufficienti. Esiste una tabella di Jury, non so se l'avete fatta, la tabella di Jury, ok. Ma poi in realtà, diciamo, se io utilizzo un'opportuna trasformazione di variabile che mappa il semipiano reale negativo nel cerchio unitario, posso poi utilizzare la tabella di Raoult. Quindi dal punto di vista matematico ho varie opzioni per non perdere anche la possibilità di usare quei teoremi se lo volessi. Celli aprono nel tempo discreto? Sì, ci sta, e non vi sorprenderà scoprire che non dovete fare la derivata temporale, che è un concetto che non è definito nel tempo discreto, ma le differenze. V calcolato in xk più non meno V in xk deve essere negativo per avere l'asintotica stabilità, oppure minore o uguale di 0 per avere la stabilità semplice. Come lo dimostro? Beh, è molto semplice, per cui questo diciamo, lo saltiamo, la funzione Lyapunov è esattamente la stessa, e quello che ottengo è che ho un'altra equazione che deve essere soddisfatta, si chiama equazione di Lyapunov, A trasposto PA meno P deve essere minore di 0. Quindi è diciamo, numericamente differente rispetto a quella precedente, ma concettualmente è esattamente la stessa cosa. Quindi anche in questo caso ho uno strumento alternativo che non richiede il calcolo degli autovalori. Grazie. Deve essere definita negativa. Allora, chiedo scusa, forse minore di 0 lo posso dire solamente quando parlo di uno scalare e la V è scalare, quindi se voi guardate questo 0 qui è un fonte matematico semplice, mentre quando parlo di matrici, poiché non esiste la relazione d'ordine fra le matrici, non posso dire che la matrice A è più grande della matrice B, e il concetto diciamo, di essere positivo e negativo si estende e nel concetto di, diciamo, la matrice è o meno definita positiva o definita negativa. Lo rivedremo poi anche l'anno prossimo in robotica. E dal punto di vista notazionale, io metto, uso, se guardate, un grassetto maiuscolo qua. Okay? Quindi la funzione Lyapunov deve essere minore di 0 perché deve sempre decrescere col tempo che avanza. Il cuore, diciamo, della forma quadratica invece deve essere definito negativo, perché altrimenti È quasi dire, il campione successivo deve più piccolo di essere più quello. piccolo di un minuto. E quindi c'è questa forma strana, si dice, allora il cuore della forma quadratica è a trasposto PA meno P uguale meno Q con Q definita positiva. È un modo un po' barocco per dire deve essere definito negativo. Poi questa cosa qui, diciamo, si risolve numericamente. Sempre la stessa quadratica. No, è diversa rispetto a quella di prima. Dal punto di vista formale è diversa. E numericamente si usano comandi diversi. Ok, si definisce poi una stabilità che si chiama stabilità. Allora, Bibbo, che diciamo bounded input, bounded output, però a quel punto dovrei dire Baibo forse, o Ilul. In italiano, ingresso limitato, uscita limitata, che è la stessa cosa, in cui io dico a me non interessa nulla di quello che succede all'interno del sistema dinamico, a me interessa solo ed esclusivamente il legame ingresso-uscita. Beh, abbiamo già visto la volta scorsa che la funzione di trasferimento ingresso-uscita di un sistema spazio di stato non manifesta tutti i modi presenti nello spazio di stato,
ma solo quelli che sono contemporaneamente raggiungibili e osservabili. Questo significa che la stabilità ILUL di un sistema in spazio di stato è legata solo a un sottoinsieme degli autovalori del vostro sistema dinamico, quelli che noi abbiamo indicato col pedice 2 convenzionalmente nella decomposizione di Kalman. Per cui la stabilità implica la stabilità ILUL, ma il viceversa no, perché il mio sistema può essere stabile ingresso e uscita, quello che succede dentro negli altri tre sottospazi non lo so, è un'informazione che perdo, va bene? Ora, se io metto insieme dei sistemi dinamici, cosa succede alla stabilità? Beh, guardate un attimo, io raramente mi metto a studiare un sistema dinamico nella sua complessità, ma cerco di isolarli. Se io prendo un robot e lo metto all'interno di una catena di montaggio, il sistema dinamico che rappresenta il robot lo studio separatamente dagli altri 40 che sono nella catena di montaggio. Perché posso fare questo? Beh, perché posso capire quali sono i legami fra i sistemi interconnessi. Qua ovviamente il robot è non lineare, però l'ho fatto solo come esempio. Vediamo i sistemi lineari interconnessi. Qual è il tipo di legame? Beh, io posso, e l'abbiamo visto nell'introduzione, posso collegare dei sistemi dinamici in serie, e cioè significa che l'uscita di uno diventa l'ingresso dell'altro. E in questo caso io posso studiare la stabilità dei singoli sistemi. Bene? Per cui basta che uno dei due sia instabile e il sistema complessivo è instabile. Per essere asintoticamente stabile devono essere entrambi. In parallelo, manca una L qua, è ancora più facile perché, diciamo, hanno solo lo stesso ingresso, ma se sono sistemi lineari la cosa... E quando è che la cosa diventa, diciamo, interessante? Beh, quando io li chiudo in retroazione. Quando li chiudo in retroazione, anche se io limito il mio interesse ai sistemi dinamici, anche se io chiudo la retroazione con la cosa più semplice che mi viene in mente, cioè una costante, ossia un sensore, ossia un trasduttore, no? Sono sinonimi. La retroazione cambia le proprietà del sistema dinamico in maniera non lineare. Per cui, quando io prendo un sistema dinamico e lo chiudo in retroazione, anche se il sistema dinamico di partenza era originario, era stabile, io non posso dire nulla su quello che ho combinato. E allora devo utilizzare degli strumenti specifici. Per esempio il criterio di Nyquist. Va bene? In retroazione. In retroazione io sto mettendo... Faccio... Cioè, io ho più sistemi in serie, ad esempio chiusi in retroazione. Lo faccio vedere. No, perché in serie? Ho detto in retroazione. Attenso. Faccio vedere che cosa sto dicendo. Allora, se io... Ok, sigma con 1, questo sono in serie, ok? Lo abbiamo visto nella lezione introduttiva. Poi, questi sono in parallelo e c'è poco da fare, vuol dire, le proprietà dei sistemi sono le proprietà dei sistemi. E poi io, diciamo, li posso chiudere in retroazione, in questo modo qua. Poi qua posso anche avere o meno un nodo sommatore. Questo qua è in retroazione. Quello che voi avete fatto, quando avete studiato, è qua mettere un trasduttore uguale a una costante. Ok? Nonostante voi, insomma, si scelga la cosa più semplice, già questo ci dà il polso del fatto che
le conseguenze rispetto alla stabilità non sono evidenti, non sono immediate, vanno studiate e cambiano in base alle proprietà di sigma con 1, per cui cambiano in base a, diciamo, il sistema, a entrambi i sistemi dinamici. Per cui non è banale e dobbiamo studiarla caso per caso. Bene, per cui quando noi abbiamo un sistema complesso che decomponiamo in tanti sistemi dinamici semplici, beh, quando facciamo la ritrazione dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi stiamo alterando in maniera significativa tutto quanto il nostro sistema dinamico, e in particolare per quanto riguarda la... Ok, se io ho un sistema non lineare, posso essere interessato, facciamo quest'ultimo diciamo piccolo risultato, posso essere interessato, ovviamente lo studio di sistemi dinamici non lineari è enorme, sono corsi di dottorato e diciamo, come vi ho detto più volte, è necessario dotarsi di bagagli matematici differenti per studiare i sistemi dinamici non lineari, però vediamo solamente una piccola cosetta per vedere quali sono, diciamo, un po' i piccoli problemi che vengono, oppure diciamo, le sottigliezze con i sistemi non lineari. Per esempio la robotica è un sistema non lineare, e infatti scoprirete l'anno prossimo che noi dobbiamo studiare degli algoritmi specifici per controllare un robot. Cioè se studiamo degli algoritmi specifici per controllare un robot, abbiamo delle prestazioni molto migliori rispetto a considerarlo lineare. Va bene, perché si può anche considerare lineare il robot, ma le prestazioni sono modeste. Se vogliamo ottenere di più dalla macchina, allora dobbiamo capire la macchina, e vedrete che qualcosa in più dovremmo vederla. Dal punto di vista matematico, niente di più complicato rispetto a teoria dei sistemi, e scoprirete che l'algebra lineare vi leverà il sonno pure l'anno prossimo. Allora, che cosa vogliamo fare qua? Vogliamo vedere un attimo se io ho un sistema non lineare e linearizzo intorno a un punto di equilibrio. Allora, sistema non lineare, prendo un punto di equilibrio per cui so che la x punto calcolato nel punto di equilibrio vale 0, per cui questo significa che nel punto di equilibrio io so che f di x con e è uguale a 0. Sviluppo in serie di Taylor. Allora, mi ricordo come si fa lo sviluppo. Prima di tutto, il primo termine è il valore della funzione nel punto in cui sto sviluppando, quindi diciamo è il valore della funzione in sto sviluppando in serie di x punto, ok? Poi che cosa ho? Ho, diciamo, la derivata moltiplicata l'incremento, in questo caso diviso 1, perché diciamo è il primo termine, per cui ho una certa derivata rispetto ad x, che è una funzione vettoriale, per cui ora lo dobbiamo calcolare, per ora ci metto una matrice, più ho infinitesimi di ordine superiore all'incremento, che è delta x. Guardate, questo qua è uguale a 0, diciamo, perché sto sviluppando proprio intorno al punto di equilibrio, per cui vale 0 per definizione. La A adesso vediamo chi è, e poi mi mantengo questa H che è un infinitesimo di ordine superiore a delta X. Ok, allora chi è A? Beh, A è la derivata parziale della F rispetto ad X.
guardate un attimo, f è una funzione con n elementi di n variabili, per cui quando io vado a fare la derivata parziale, l'abbiamo già fatta la linearizzazione, questo significa che io devo derivare tutte le componenti di f per tutte le componenti di x. Per cui la prima riga è la prima componente di f, quindi la derivata parziale di f con 1 rispetto a x con 1, la derivata parziale di f con 1 rispetto a x2 fino a xn, ed è quindi questa qua, e poi cambia, diciamo, il pedice, derivo le altre componenti, sempre. Quindi questa qua è una matrice n per n quadrata, e non a caso questa matrice gli abbiamo dato il nome A, che è il nome che stiamo usando per le matrici dinamiche in questo corso. Assumiamo, guardate, una cosa che stiamo facendo per ipotesi, ok? Quindi si assume per ipotesi che la matrice A ha tutti autovalori strettamente minori di 0. Facciamo questa ipotesi qui. Quindi noi abbiamo linearizzato, il modello linearizzato, vabbè, è lineare ovviamente per costruzione, e ci esce fuori una matrice dinamica con gli autovalori tutti strettamente minori di 0. Abbiamo che vale questa relazione qua, perché ce lo dice la teoria che abbiamo appena calcolato. Ok. Allora, cambiamo pagina. Allora, calcoliamoci la derivata di questa funzione, diciamo, di Lyapunov nel punto di equilibrio. Allora, io che cosa ottengo? Ottengo che questa qui, vabbè, la sto, diciamo, introducendo io, x a sposto px. Intorno al punto di equilibrio, questa qui la posso calcolare quindi come la derivata parziale di v rispetto ad x moltiplicato x punto. La derivata parziale di v rispetto ad x, guardate, questo qui è parente di, abbiamo visto, di x quadro, per cui se io faccio la derivata parziale rispetto a x, questo qua è 2x, ok? Ed è quello che abbiamo qua. Quindi abbiamo 2x per 2x a sposto per p, e poi moltiplico per x punto, che abbiamo appena detto che è questo, per cui sto usando il suo sviluppo di Taylor intorno al punto di equilibrio. Ok, separo, diciamo, faccio questo prodotto separatamente, e che cosa ottengo? Quindi molto semplicemente, qui ci stanno semplicemente i due termini separati, ok? Dopodiché 2x a sposto px lo scrivo semplicemente come la somma separata, quindi x a sposto px più x a sposto px. Guardate, questo è uno scalare, perché uno scalare? Perché io ho x trasposto p a x, ok? Quindi 1 per n, n per n, n per n, n per 1, per cui vuol dire che ognuno di questi qua è uno scalare, perché la v è uno scalare, ok? Quindi questo, diciamo, è 1 per 1, fatemi dire che è 1 per 1, ok? Tutti quanti lo sono, perché la v è uno scalare. Allora, per motivi che saranno chiari dopo, io che faccio? Faccio il trasposto di uno dei due scalari, perché tanto, voglio dire, essendo scalare il trasposto è pari a se stesso, la p l'ho scelta io simmetrica, per cui non sto alterando nulla, se non che io adesso quello che ottengo è che, dove sta? Qui ho fatto il trasposto, ok? Ho preso questo e ho fatto il trasposto.
Perché ho fatto questa cosa complicata? Per mettere in evidenza a sinistra x esposto, a destra x, e avere questa forma qua che è, diciamo, di quella dell'equazione di Lyapunov, che so essere definita negativa, per cui per esempio ci posso mettere la meno matrice identità, ok? Per cui io so che ottengo questo qua alla fine. Qual è il segno di questo termine qua? Di B punto. Qual è il segno di B punto? Perché? Vabbè, c'è scritto perché questo qua è un infinitesimo di ordine superiore rispetto ad x. Ok? Per cui qua abbiamo una forma quadratica e qui abbiamo un termine che è indefinito nel segno. Piccolo problema, se A fosse stato solo stabile, non avrei potuto dire nulla sulla stabilità locale intorno al punto di equilibrio. Quindi, sistema non lineare, studio il sistema linearizzato. Se viene asintoticamente stabile, va bene, mi piace. Posso dire che localmente rimane asintoticamente stabile. Se viene stabile, non posso dire nulla. Ok? Con questo assunto. Questo come faccio a scegliere la linea? Il punto di equilibrio dipende essenzialmente dalle condizioni in cui sto lavorando. Cioè, non è che lo scelgo io in base alla mia fantasia o così. In genere il punto di equilibrio è un punto in cui mi interessa lavorare per qualche motivo. Pendolo inverso. Pendolo inverso è un sistema essenzialmente didattico, però voglio dire, il punto di equilibrio è perché voglio studiare, diciamo, questa configurazione. Non si sceglie, oppure vabbè, se voglio fare degli esercizi di matematica, però è guidato dall'applicazione. E va bene, vi lascio questo, diciamo, questo esempio in cui c'è un sistema non lineare, prendo un punto di equilibrio e lo prendo, diciamo, solamente per fare l'esercizio, non c'è nessuna considerazione fisica dietro questo, sono solamente preso forse da un libro di testo, in cui B è un parametro, e beh, questo qui lo faccio per toccare con mano che la matrice A è una matrice in cui, diciamo, esattamente quello che dicevo prima, che posso dire che la linearizzazione è stabile per certi valori del parametro, ma non lo è per altri valori del parametro. Quindi è semplicemente un esercizietto per vedere questo risultato. Ok, e allora noi con questo abbiamo concluso, diciamo, la parte teorica. Andiamo avanti con le esercitazioni, ovviamente andiamo avanti da domani, oggi è martedì, da domani con le esercitazioni. È mia intenzione continuare a registrare le lezioni. Per quanto riguarda le esercitazioni, potrei fare quello che ho fatto fino adesso, e cioè che per ognuno degli argomenti rimanenti registro una decina di minuti, che è quella in cui vi faccio vedere come commento un po' il codice, però per il resto ci vediamo e lavorate voi, perché ho visto che non siete neanche diminuiti tanto, però all'inizio eravate, fatemi interrompere la registrazione, all'inizio eravate una decina, adesso siete diminuiti un po'.